Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima torta tartufina al cocco, veramente eccellente, veramente buona e anche bella da vedere. Allora, iniziamo con 260 g di ricotta. Quindi adesso andiamo a inserire 50 g di zucchero a velo. Schiacciamo il tutto. E adesso andiamo a inserire 100 g di cocco rapé. Una volta ottenuto questo impasto, adesso formiamo i nostri tartufini. Quindi prendiamo dei pezzettini di impasto e andiamo a formare delle palline. Ed ecco il nostro primo tartufino e lo appoggiamo in un vassoio. Ebbene, una volta che abbiamo formato i tartufini, a me me ne sono usciti 16, ragazzi. Adesso prepariamo la base. Ci vogliono 3 uova più 120 g di zucchero semolato e andiamo a montare con delle frusta. Mentre stiamo montando, aggiungiamo 30 g di cacao amaro. Adesso inseriamo 60 g di olio di semi. Adesso piano piano inseriamo 150 g di farina 00. Adesso per finire inseriamo una bustina di lievito. Ebbene, una volta che abbiamo inserito tutti gli ingredienti, adesso prendiamo una teglia. Io ho preso una teglia a forma di cuore, però potete prendere la teglia che più desiderate, di 24 cm. Ho inserito lo staccante dentro, voi nel caso non l'avete basta imburrarlo e infarinare, e andiamo a inserire tutto il nostro composto. Ebbene, una volta che abbiamo inserito il composto dentro, adesso prendiamo i tartufini e li andiamo a inserire dentro, schiacciamo leggermente per farli affondare. Ne mettiamo all'incirca 8. Una volta inseriti i nostri tartufini, gli altri 8 che ci sono rimasti li inseriamo in frigo perché aspettiamo la cottura della nostra torta. Bene, adesso siamo pronti ad infornare a 180 gradi, forno statico, per 30-35 minuti. Mi raccomando, prima di uscirlo prova a stecchino. Bene ragazzi, abbiamo sfornato la nostra torta tartufina. Adesso finiamo la decorazione con della buona Nutella. Andiamo a spalmare sopra. Finiamo la nostra decorazione con del cocco rapé lateralmente. Una volta che abbiamo inserito il nostro cocco, finiamo con i nostri tartufini. Ebbene ragazzi, una volta formata la nostra torta tartufina, la mettiamo in frigo, la facciamo stare un'oretta e poi ce la possiamo mangiare. Ovviamente poi vi farò vedere internamente come è venuta.